vediamo. Ha un ristorante, mi dicono, eh. Sì, sì. Pronto? Sì, Corriere, Barcellona Corriere, con chi parla? Signora Sara? Sara, sì, sono io. Senta, se consiglio un pacco per conto la signora Silvia che ha detto qui chiamare lei. Sì. Sara in Italia. Sì. Sì. Lei dov'è, scusi? Perché io al momento sono in centro a Treviso. Lei dov'è? A me va da via, come si chiama? Via Giovanni Bonifacio. Non so dov'è, perché io al momento sono al lavoro in questa abitazione. Cosa fa? Ristrutturazione, signora, cosa fa? Biachina? No, io sono qua fino alla mattina all'una. Sì, fa il biachina, ha detto nell'abitazione, cosa fa? L'idraulico, cosa fa? Ma non risponde. No, sono la collaboratrice domestica. Ecco. Fa il serviente, insomma, fa le pulizie. Sì, esatto, sì. Io sono qui, puoi venirmi contro il volo? Sto arrivando, un attimo. Vestito col cappotto grigio tipo Ispettore Gadget? Sì, ho un cappotto grigio, ma non vedo dove lei. Con la felpa nera? È un museo abbondante pure? È lei? Guardi, mi sta facendo girare veramente le palle. Non offendiamoci, cioè io consigliamo un pacco per la signora, signora. Io sto lavorando, non so come lei, è tutto il giorno a casa pulire i vetri, che ci vuole un attimo tra altre cose. Sai cosa le dico? Si tenga il suo pacco e vada a quel paese. Ma come si permette, signora? Come si permette, signora? Arriva, subito nome e cognome e chiama subito in ditta. Dov'è? Dove chiami? Io sono nella piazza. Dov'è? Ma che c'è la fanno, signora? È la prima volta che si muove? Signora, ha fatto due passi e ce la fanno. Da quanto è che non si muove? Ha fuori un fare il c***o. È normale, uno fa due passi e poi si stanca, è normale. Vedi? Sono davanti alla chiesa e non la vedo. E penso che questa sia una presa per il c***o. Chiesa? Signora, allora, non le permetto di dire che io non lavoro e che prendo in giro la gente, signora. No, no. È un quarto d'ora. Io sono qua che giro per il parcheggio. Senti, adesso basta, mi ha stancato. Hai il numero e si cerchi la via e si arrangi. Basta. Poi con la direttrice si vergogni. Direttrice, c'è questa vergogni via, lei? La signora qui, Sara, sveglia di primavera, ma l'altro che sveglia. Sì, parli lei, da lei. Sì, buongiorno, sono il direttore. Allora, signora, mi scusi, perché allora adesso io vi dico una cosa. Questo signore che ha chiamato continua a dire che ha il pacco, siamo scesi per ritirare il pacco, ma il pacco non c'è. Ma non dica cavolate! Ma non stiamo aspettando? Ma non è vero, ma... sono qui! Ora stiamo parlando con un signore. Ma io sono qua fuori, sono scesa, non c'è nessuno. Sicuramente questo non si capisce, mi non so, ma mi non posso perdere una mattina del lavoro e fare anche offese da questo personaggio qua, ok? Sara, sono Silvia dal Vita, sei su tutti i con RDS! Non ho capito niente! No, ma scherzo, Sara! Ma va a cagare, vuoi fare un